Quindi... La grande ripresa sembra che stai tipo che ti sei fermato e devi aspettare per ricorrere di nuovo. La grande ripresa sembra tipo, non lo so, che qualcosa ti sei ripreso dallo stress. Sì. Bellissimo, sembra tipo, non lo so. Qualcosa sembra però. Vabbè, 3, 2, 1, via. Saluta Mattia. Ciao Mattia. Vabbè, questo video già è qualitativamente superiore allo scorso. Solo è perché questi... non c'è Simone, vedi? Cazzo, è vero. Ci hanno rivelato quale mutante. Abbiamo perso i pezzi per la strada. Ma ci hanno... Mi ricordo. Ci hanno risposto quale mutante sembra. Scusa, Giancarlo, che cosa vai andare a fare in questo video? Vado a fare l'arena del cacchio della discarica. Ma va poco. Ovvero l'arena di... No, comunque... se non mi sbaglio è una di quelle in cui devi ucciderli prima che finisca il tempo, quindi cose. Dovrebbe durare di meno. Posso dire quale mutante secondo me assomiglia a Luca Toni? No, è spoiler! Spoiler di cosa? Devono deciderlo... Sì, ma quando questo video verrà caricato, scusa, allora avranno già scritto. Appunto, bisogna vedere prima loro cosa hanno fatto. Vabbè, Mattia, dillo. Mattia, la tua opinione è irrilevante, ok, capito? Dai, proprio perché è irrilevante, cioè. Può dire chi è secondo lui Luca Toni. Mi trattate come una donna. Cos'è? Volete anche che vi faccia un panino e vi pulisca le scarpe? No, perché? Perché è molto vaga. Ma ti scusa. Erano ben due minuti che non diciamo cose scomode. Ti stai mica comportando come si vuole. Un attimo un aneddoto riguardo questo. Giancarlo, ma ce la fai a fa sto cazzo? No, ci metterò altri 3 secondi. Giancarlo, volevo raccontare un attimo un aneddoto quando giocavo a questo videogioco. Se possibile. Questo videogioco del nome Dominio sul Mutanti, giusto? Chiaramente. Il mio grande gioco. Allora, il mio grande gioco, la mia grande ripresa. Allora, io mi ricordo. Quattro ragazzi con una chitarra. Quando mia madre. Un pianoforte sulla spalla. Faceva a ingerire quell'orribile sostanza dalle proprietà organolettiche considerevoli. Ma che cazzo stai? No, ho presente. Era colpo di fegato di merluzzo. Mi chiamavano tutti Giancazzo. No, pensavo fosse un aneddoto di questo gioco, non riesco a vedere il collegamento. Daniele, sei troppo ascendente Capricorno, Daniele. No, finalmente portati indietro il pallone, coglione. Finalmente. Già, ma vuoi di sto aneddoto oppure no? Ma sei allora, in grado? Sì. Allora, ricordo che ero nello studio fotografico dei miei genitori, come sempre, perché nel 2008 non potevo uscire raramente, perché era inverno, e giocavo a questo videogioco, no? Puntualmente, siccome giocavo dietro lo studio dove quel pezzo lì era adibito a fare le fotografie per tessera, ricordo che spesso e volentieri entravano clienti per farsi le fotografie, le foto tessera, no? E mi vedevano me giocare. Ricordo che c'era una bambina che vide giocare me a questo gioco e disse: ah, ma quello è Crash. E la madre le rispose: ah, conosci questo gioco? E mia madre iniziò a parlare con questa signora dicendo che era contenta che io giocassi a Crash perché è un gioco che rispetta la natura e tutto il resto. Oggi quella bambina è ritenuta Ezio Greggio e Greta Thunberg. E niente, volevo ricordarvi soltanto che Rita Levi di Montalcini era fan di Crash, la conosceva e si è portato una copia di Crash 2000 sui mutanti fino a bambina. È stata la prima ragazza di Cortex. Era una bambina. Allora, praticamente. Guarda, se nel 2008 era una bambina, c'è qualcosa che non va. Era la sorella di Madame Amberley. Secondo me Daniele è stato adescato. Daniele, senti, io preferisco sentirmi Luigi Presutto che si fa le seghe su Sailor Moon. Ma perché secondo voi il mio cane è figola? Si crede un pulcino? Nella fanbase di internazionale di Crash Bandicoot c'è un ragazzo che si chiama Ben Hughes. Ti credi un pulcino, cane? Che vorrebbe a tutti i costi che tutti i personaggi di Crash Bandicoot fossero femmine vestite da ninja. È un suo feticismo. Ma esiste, vabbè, veramente, siamo noi per esiste veramente. Ogni volta che gli dicono che cazzo dici, lui gli dice: siete la mia scorreggia, you are my farts. Gli risponde. Beh, come tutto lo trovo molto originale.
Ci sono io per giudicare, sinceramente. Infatti, io sono un Junkie 98 e giudico. No, non esiste Junkie 98. Come non esiste? Perché allora, questo canale di chi è? Junkie 98 è una multinazionale creata da Mediaset. Infatti, sì, questo è importante. Ogni, ogni video di Junkie 98 è un Junkie 98 diverso. Con il filtro. Ogni video di Junkie 98 va a finanziare Grande Fratello. Con il filtro da ragazzo con la 104. No, ogni video di Junkie 98 è personalizzato. Il filtro da Mattia. Esatto. Quindi. Ad esempio, in questo video, se voi notate bene, c'è la testa di Wario che vi insegue. Oh, quanto cazzo è brutta l'icona dei mutanti nell'arena, Madonna Santa. Vabbè, è praticamente il ghigno e gli occhi. La bocca con l'occhio, è un ratto ghiaccio, esatto. È un ratto. Oppure se andate a vedere nei primi video del canale di Giancarlo, noterete che esiste una build del 95. Questa è una catena. Anche 95. Ma questa non la capiamo. I primi video di Giancarlo non c'è questa voce. C'è una voce femminile, secondo me dovremmo inviare questa cosa all'inspiegabile. A Mistero. No, finalmente. Ma esiste ancora Mistero come programma? Io sono rimasto un pochino indietro. No, io sono rimasto quando Firenz ha fatto l'ipnosi da Mistero. Sì, lui è una cosa. Bellissimo Mistero il 21 dicembre 2012 che parlava della fine del mondo e poi ci vediamo a gennaio. Bellissimo. Perché loro non ci credevano, però io sotto sotto ci credevo, perché ogni volta che vedevo Daniele Bossari ridotto in questo stato, dicevo, ma perché stavi così bene a Top of the Pops? Enrico Ruggeri. Poi, dopo Top of the Pops, il sabato su Rai 2 c'erano i film di Dragon Ball con il doppiaggio Dynamite, come si chiama? Dynamite, Dynamic, la stessa cosa. Che capriole agili. Fa solo questo sto cecchino. Guarda, tu vedi capriole, io sinceramente non vedo nessuna capra. Ma capriole è un animale. Sì, bravo Mattia, hai scoperto una nuova cosa oggi. Boner capriole. Hai scoperto pure la parola ascendente oggi, Mattia. Ma perché prima che ha detto che Daniele è stato adescato? Avreste mai immaginato di sentire la parola adescato da Mattia? Ragazzi, bisogna comunque accettare la cosa. Mattia ha comprato un dizionario, non... Sì, e me lo sto sfogliando. È duro, pagine è duro da digerire, però è così. E beh, se lo mangia così senza qualche salsa, cazzo e cazzo che devo digerire. Ma fa anche schifo, cioè. No, gran sapore. Beh, guarda, Mattia è stato quello che per un mese ha riso la parola Pietro. Ma chi è questa? Ha fatto ridere Simone. Chi è questa ridere? Ma chi è questa megera? Meggera. Faceva ridere il modo in cui diceva Simone. Ma chi è questa? Vabbè, Simone c'ha quella cosa di cantare le parole come ogni napoletano. Esatto, te le canta e te le suona. Melodico, scusa. Quando Simone ti insulta, te le canta e te le suona. Un saluto a Giuseppe Vino. Un saluto a Giuseppe. Così, a ti prego, donaci di nuovo dei soldi, così ci prendiamo un altro caffè. Cazzo, ormai non dormo più la notte. Cazzo, un euro in sette, guarda. Vabbè, un caffè, le macchine. Ma non è caffè. In fondo. È acqua sporca. Sì, no, scusate, possiamo pure prenderci un caffè in sette, sinceramente. Sì, ma che schifo, cosa che ci prendiamo la mononucleosi. Ma tu, io ce l'ho già avuta, non mi rompi i coglioni. Mi prendo la... Mi prendo la quadro nucleosi perché so più forte. Sì, per favore, questo lasciamolo pure. Ludovico era pronto a dirlo. Lo so, l'ha detto in realtà. Sono pure sbavato. Beh, quella è stata una quella fu una delle mie perle. Giorgio quella volta ha avuto questa idea geniale. Vivo, sono sicuro che se mi incolassi da solo e avessi la DS prenderei il Super DS. Ma tanto che lo dissi io, mica lui. No, tutto. Che dice, ma sai coglione, l'ho detta io sta cosa, vedi che non vi ricordate una minchia. C'è bisogno di insultare. Sì. Sinceramente è irrilevante quello che tu dici. Comunque Giancarlo invece della mononucleosi prende la trisomia. Giancarlo chiedi scusa. Dove dice Mattia? Come la prende, scusa? Giancarlo chiedi scusa a Mattia.
Non lo so, però salutiamo. Scusami per te. E saluta. Sì, anche in questo video ci saranno le censure. Finalmente. Finalmente salutiamo... una censura, non la vedevo da tanto tempo. Allora, dai, salutiamo l'associazione. Non dirlo, Mattia. Prima Giancarlo mi intimava di dire una cosa abbastanza seria, tra virgolette, nella fanbase. Abbiamo visto come è andata a finire. Allora, salutiamo... la fine del supporto a CTR Metrofield. Era pure ora, visto che comunque... Così si dicembre 2012. Ma ancora devono mettere Madame Amberly, il Termino Orso, il Trino Thomas. Guarda che sei in difficoltà perché la lista... Sei in difficoltà perché la lista col tempo si è sfoltita. Tutti i personaggi che... Aspetta, no, buono. Non puoi fare nomi. No, buono. Vabbè, Andrea, la cosa che ha fatto è che si è messo pure a aggiungerli, ha messo, come ce la mette Gurin, la figlia di Papu Papu, tutte queste cose così da aggiunge. Quindi la lista si è sempre stata colta, sei tu che non hai insieme fatto caso a cercare. È proprio una scelta. E riuscire a tirare fuori dei nomi. Mi hanno ucciso a sangue freddo. Bello, come sta laggando tutto. Ma non è vero. State laggando voi perché a me va normale. No, sta laggando Marco, sta laggando Ludovico, sta laggando Mattia che ha appena detto aggeg. Aggeg è bravo. Che cazzo è la figlia di Papu Papu? È quella del Mario. Stavo dicendo, tutta la lista dei desideri riguardanti i personaggi di CTR Metrofield si sposta, i Crash on the Run quando esce. Oh, esatto. Sì, che figata. Sì, comunque alla fine uscirà veramente ad ottobre. Secondo me esce o il giorno stesso o una settimana prima o una settimana dopo di... Sì, ma una mossa del cazzo, secondo me. Secondo me non lo cancellano. Ma cosa? Ma va a specificare il punto che è una companion app. Ma sarebbe stata meglio come attesa del gioco. Invece in realtà ha senso perché dice gioco in casa Crash 4, quando esci, no, smettila di avere amici, gioca a Crash sul cellulare. Per una seconda, implicando che tu abbia degli amici. Mattia, ma perché ti sei smosciato, Mattia? Cioè, tu... non lo so. No, sono uscita con amici. È già Crash 4. Ah, Crash amici è morto. No! Scusa, perché hai silenziato Mattia? Perché ha detto una cosa che non mi è piaciuta. Che cosa? Sapessi quante cose che non mi piacciono, che dici tu che non mi piacciono. Crash 4. Devo continuare. Cambia numero, cazzo. Crash 5. Crash 5. Mattia, non sa nemmeno parlare, cazzo. Perché parli? Vabbè, un passo alla volta. Ha imparato delle nuove parole, non puoi prendere le parole. Ti devo mutare? Qui comunque vi dico che per mezz'ora sto sparando a vuoto. Non riesco a colpirlo. Perché tu sei un imbecille, Giancarlo? Perché giochi a questi giochi che non sei gratuito? Va bene, ma quando possiamo fare? Ok. Adesso puoi mutare Giancarlo. No, Giancarlo è il boss, non posso mutare. Allora muta Ludovico. Ma perché? Mutati da solo. Se sei io muto Brunet. Perché? Perché sono arrivati i suoi genitori a casa. Ma non è vero, ma adesso sono altro. Come non è vero? L'hai scritto tu. Allora, Brunet si chiede: che cazzo è la via di Papu Papu? Letteralmente nessuno. È un personaggio fatto su un sito giapponese nel 2005, Crash Ico. E praticamente la Travelle Stairs con Crash Bandicoot Evolution lo schizzo di una indigena molto simile, no? E molti pensavano: ah, hanno canonizzato Rihanna, la figlia di Papu Papu, quando in realtà non è vero. Hanno caconizzato. Non è un cazzo di nessuno. Cacofono si dice, imbecille. È cacofono. Io non so neanche cosa vuol dire, ho detto caso. Ti sfido il cane e ti caco in gola. Il cazzo vuoi? Mi dici una parola aulica. Aulico. Ora ti dici aulico. Oro. No, quella è una parola aurea, non aulica. Ho sbagliato. Perché gli ha detto non ho sentito. Oro. Mi è piaciuta questa. Scusate ragazzi, ma io ho fatto anche il tecnico, quindi
Non so, vuol dire la cultura si approfondisce anche a caso. Io sono pazzo. Beh, alla fine non è durato assai sta bene. Purtroppo pensavo che ancora sì, ma ci sono. Ma ci sono video in cui farmi e basta, porca puttana, ma perché non fai le live in cui farmi quelle persone normali? Perché farmi in Simulator. È un bel gioco, esatto. Durante la sì, quarantena ci giocavo. Giusto, ma te mi hai fatto due coglioni così con le piantagioni di culi che ha fatto lui. Erano di... Ma che cazzo cotone? Il Grisby McBagel, cioè praticamente è un Grisby con dentro... È il Grisby con il dentro il panino. E il gay è appunto il Grisby con il panino della sottiletta. Senti, ti posso dire una cosa, io lo mangerei. Il Grimly Backpack. Una cosa che non mangeresti. Sono interdetto. Beh, una cosa che non mangiavo. Sono Juventus. Allora, te, Giancarlo, o quello d'Italia. Il Grizzly McBacon, il panino con l'orso. Con la carne di orso. Secondo me è sempre buono. Vedete che in qualche stato la fanno pure. Beh, guarda, te la mangi una carne di orso. Scusa, è carne, cioè, perché dovresti. Capito? Se tu mangeresti la carne di topo, scusami. Infatti. Stavamo ordinando la pizza e mi ha lasciato. Oddio, mi dispiace. Come l'hai presa? 4 stagioni. Che cazzo stai a dire? Sta proprio dal manuale di Geronimo Stilton. Se la Geronimo Stilton non avrebbe senti, detto 4 senti, stagioni. Senti qua. Adesso ti dico una cosa. Lo sai che cosa cazzo ci fanno 8 cani in mare? La galleria. Oh. Lanni, sai perché l'ha lasciato? Perché era capriccioso. Madonna, sai questa? Lo sai che cosa cazzo fa? Lo sai che cosa cazzo fa un gallo quando attraversa la strada? Splash! Oh. Sai cosa fa il gallo? Ragazzi, in questo video salviamo il melmoso eroe. No. Sai cosa fa il Gabibbo quando è Maradona? Finale di Striscia Notizia. Ancora non hai salvato il ratto ghiacciero? Guarda lì, c'è uno stupro in alto. Guarda che fa il tuffo a bomba, sto laido. E poi il melmoso eroe è praticamente un melmoso con... Melmoso col color piscio. È il melmoso col patacone del santo attaccato al collo. No, quello è soltanto nelle versioni uber fighe, qua... Come al solito dovrò mettere qui l'immagine che li fa vedere. Comunque. Grazie Crash Archie! Bello rivederti! Grazie ancora per il salvataggio di prima! Sei veramente un grande amico, un grande! Le cose vanno bene, non mi lamento. La storia delle multiproprietà deve ancora decollare. Peccato. Forse è colpa dei vicini, fanno un rumore, sempre a urlare! Mi abitano sotto una tenda. Poi non riesco a parlare con questo, non so perché. Avere le zingari, questo qua è doppiato da Pedro Baldi, questo padre. Sì. Quindi è Doraemon. Ma come li prende a schiaffoni dietro le orecchie? Sì, il corsetto. Poi ti dico cosa io per un'altra cosa. Mattia, per favore. Stiamo ancora registrando, Simone, visto? Dimmi. Simone, parla. E che cazzo? Allora, ragazzi, buonasera. Ero io quello. Hai stonato le orecchie. Sono napoletano. Sì, c'è l'audio frettissimo. Oh no, adesso esco e rientro. Adesso sei un fresh napoletan menes. Eccomi amici. Pesci in mano sopra il divanetto. Mi piace come ha detto, ciao, sono Simone e sono napoletano, come se fosse quello il suo tratto. È un poco scomodo, lo ammetto. Praticamente Ludovico, caratteristiche, Buzzurro, cattivello, Romano, Mattia, simpatico ciccione, Simone, caratteristiche. Ma quanto degradanti queste cose, ragazzi. Avrò qualcosa al di fuori. Ma non sono simpatico. Sono napoletano, non sono neanche Simone, mi spiace, ma c'è la fronte alta, Simone. Sei stato la fronte alta, bel modo di dire che ho l'alopecia. Beh, guarda, andrà meglio che a Daniele. Ma guarda, per una volta che era stato gentile, ti lamenti pure. Guarda, Simone, non c'è l'alopecia, tu c'hai la tigre.
C'hai lo scorbuto, Simone. Lo scorbuto si dice. Va bene. O l'AIDS, lo ammetto. Mattia, ma chi cazzo sei? Manolo che sballi gli accenti, porca miseria. Allora, guarda, semplicemente Simone, sei testa di cazzo e siccome sentivo pulito, ti stai depilando da... Simone, tu non sei pelato, sei semplicemente una voglia di ginocchio in testa. Allora, Mattia, andrà meglio che a Daniele. Daniele è applicato. Esatto. Sì, almeno sono nato a nord dell'equatore. Guarda, sono talmente africano che Tonino Accolla, buon'anima, quando eri in vita, era il mio doppio d'oro. Oh, santo Dio. Questa sei Eddie Murphy per caso. Ma dove l'hai fatto qua? Ecco qua, ci segnaleranno il video per razzismo. Oh, non è possibile. Sì, ogni andiamo, volta, ragazzi, dite le cazzate dopo due secondi e adesso ci segnalano. E non le dite, coglioni del cazzo. Finalmente, ragazzi, non possono segnalarci fino a quando non diciamo Ludovico. Possono con la N, fino a che non diciamo la parola con la N, cioè napoletano. Non lo fate sul mio canale, non posso segnalare. Dice la parola con la N. Diciamo la parola con la N, Nduia. Una adesso vi dirò io una parola con la N, calabresi. No, mamma, non voglio andare in Calabria. Adesso vi dico la vera parola con la N, nar tranquillo. Entriamo nel Vesuvio. Nar vipera. Oh, finalmente. Dimmi il nome di un retto. Ragazzi, Bob sta entrando in Calabria. Daniele, dimmi il nome di un rettile. Vipera. Dimmi un altro. Un'altra vipera. Fa sempre ridere. Dimmi un paio di animali con la M. Era con la I. Come ne vende un po'. I'm sick of crying, tired of trying. Yes, I'm smiling, but inside I am Francesco Dotti. Ragazzi, oh, ma Dotti, chi avete visto che praticamente Francesco Dotti ha fatto un nuovo libro, sono serio, ha fatto un nuovo libro che si chiama Il mio nome è Francesco Dotti, ha letteralmente rovinato il meme. Ecco, cioè, non l'ha rovinato, perché ha detto il suo nome è Francesco Dotti, non ha detto qual è il suo cognome. Non ha detto qual è il suo cognome! Semmai dai. L'ha alimentato ancora. Quanto manca sto cazzo di video? Mancano 30 secondi. Avete presente l'assalto all'area 51? Ecco, dobbiamo andare ad assediare gli archivi vaticani perché ce ne sanno loro qual è il cognome di Dotti. Scrivete nei commenti secondo voi qual è il cognome di Dotti. Ecco, lo stavo dicendo io. A fine video dirò qual è il vero cognome di Dotti. Giancarlo, Mattia, dici secondo te Luca Toni chi è? Giancarlo, Luca Toni per me. No, ma mancano 10 secondi. Ciao ragazzi, seguite la pagina Facebook e Instagram di Luca Toni. Il puzzone Luca Toni. Mattia, non ho capito qual è la vera forma di Toni. È il puzzone. Ok.